Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Giovanni Segatori, che mi chiede di parlare del film con protagonista Rachel Weisz di Alejandro Amenábar, Agora, film di produzione statunitense e spagnola del 2009. Film ambientato durante il IV secolo d.C. e viene raccontata la storia appunto di questa Ipazia, una scienziata che ha inventato anche cose importantissime per la storia, insomma, dell'uomo, che è un insegnante appunto di questa Alessandria, in questa mega gigantesca biblioteca, insegna astronomia e altre cose, insomma, ed è divisa, diciamo così, non tanto lei ma loro, fra l'amore di due che insomma vorrebbero conquistarla, una città dove vivono cristiani, pagani, ebrei, c'è un po' di tutto, finché a un certo punto i cristiani decidono di prendere la città, ammazzare tutti quelli che non la pensano come loro ed ammazzare Ipazia, interpretata, come ho detto, una bellissima Rachel Weisz, perfetta per il ruolo. La storia poi è questa, tante storie, ma poi il discorso è questo, è un pamphlet politico assolutamente non manicheo e che dimostra, insomma, una delle cose più terribili che i cristiani hanno fatto nel mondo, che può si dire, insomma, che la Chiesa più che altro ha fatto nel mondo. Poi, insomma, il film è una ricostruzione di costumi e scenografie, secondo me, meravigliosa, è maltrattato da molti, diciamo, è tutto di cartapesta, e meno male, perché c'è molto poco al computer, molta ricostruzione. La Weisz è bellissima, anche quando viene ammazzata nuda, insomma, è un film che racconta un fatto storico allucinante di 1500 anni fa, con una grandissima mano, quella di Amenábar, che comunque riesce a costruire degli dialoghi credibilissimi, degli attori molto bravi per come sono diretti, e a scrivere una sceneggiatura che, seppur storicamente, quelli che mi dicono, insomma, per un buon 30-40% non è accurata, per il resto comunque riesce a mettere di fronte allo spettatore comunque un altro danno del genere umano fatto per la religione, ovvero la distruzione appunto della biblioteca di Alessandria e l'omicidio di tantissimi, tra cui appunto questa Ipazia, che era la figlia di Teone, grandissimo geometra dell'epoca, oltre che filosofo. E insomma, quindi un film bellissimo, un film che parla un'altra volta di come le religioni facciano impazzire le persone, di come vengono utilizzate anche dalle persone proprio per poter fare i propri atti, e un'altra volta la follia dell'omicidio, la follia del femminicidio, la follia di andare contro un pensiero laico che è l'unico possibile al mondo per poter studiare la scienza. Poi quell'altra è una cosa personale, il pensiero, diciamo così, da credente, ma il pensiero laico è l'unico che può portare avanti, secondo me, la scienza in maniera era giusta. Ipazia era una laica e come tale doveva pagare, proprio perché, insomma, questo tipo di crociata contro ogni tipo di religione o laicismo doveva essere portata a casa. Il nostro Amenábar, secondo me, fa un ottimo lavoro, non gira un capolavoro ma gira un filmone, insomma, uno di quei grandi film che si potevano girare negli anni 50-60, magari storicamente non attendibilissimo, ma comunque raccontavano qualcosa di attendibile nel suo succo. E poi, insomma, per me Amenábar è il regista veramente che il film non lo sbaglia, c'è una grande tecnica, grande fotografia, grandi attori, bella sceneggiatura e una messa in scena di livelli incredibili, proprio nei movimenti di macchine, nei primi piani, nel ritmo, insomma, un film per me molto bello e uno di quei film, insomma, passati inosservati e abbastanza troppo odiato dalla critica e dal pubblico. Il link è qui sotto, insomma, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto non vi fate scappare questo bellissimo Agora, che per me è un film assolutamente fra negli anni 2000 tra i più interessanti, seppur appunto difettoso a volte a livello magari di scrittura, proprio per credibilità, insomma, dell'evento raccontato, ma resta il fatto che nel cinema soprattutto è cosa racconti e come lo racconti. Qui il cosa e il come, nonostante a volte non siano perfettamente parificati dal realismo, riescono comunque a portare avanti il discorso, appunto, che Amenábar voleva fare, il suo discorso contro ogni tipo di religione che vuole schiacciare l'altra. Questo è Agora, per me un bellissimo film, uno di quei film che secondo me non dovrebbero assolutamente mancare nella collezione di nessuno.